Bambini dimenticati, maltrattati, affamati, soli ad affrontare una vita senza presente né futuro. Sono i piccoli invisibili protagonisti del libro di Beppe Convertini, I bambini di nessuno. Straordinario reportage fotografico delle missioni umanitarie per Terre des Hommes nei campi profughi siriani e nelle baraccopoli del Myanmar dell'attore pugliese. Il libro, pubblicato dalla casa editrice tranese Ad Maiora di Giuseppe Pierro, è uscito in concomitanza con la mostra videofotografica dedicata al Myanmar, La loro vita non è un gioco, che Beppe ha voluto portare al Palazzo Ducale della sua città natale, Martina Franca. I proventi della vendita del libro verranno interamente devoluti a Terre des Hommes. Io sono stato già in altre missioni in Siria e a testimonianza c'è questo mio libro, I bambini di nessuno, che racconta proprio le storie che ho vissuto sia nel campo profughi siriano di Al-Sal che di quello di Zarqa, dove abbiamo vissuto delle esperienze davvero molto forti. Terre des Hommes si impegna ogni giorno ad aiutare i più piccoli, a difendere i più piccoli, quindi a dargli la possibilità di un futuro, di un'educazione, di un'istruzione, le visite sanitarie che sono molto importanti e naturalmente anche la cosa più banale che è quella del gioco, la parte ludica, quindi cercare di rendere la vita di questi bambini davvero una vita di un bambino occidentale, no? Perché i nostri figli, i nostri nipoti sono fortunati, hanno tutto quello che desiderano, loro non hanno niente, quindi noi cerchiamo con Terre des Hommes di portare loro una normalità. Dopo il taglio del nastro affidato al governatore Emiliano, accolto dai canti delle voci bianche dell'Istituto Comprensivo Statale Carelli, una tavola rotonda per raccontare l'esperienza sul campo di Beppe Convertini, di stringente attualità se pensiamo alle polemiche sui migranti oramai all'ordine del giorno. L'evento è stato organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale martinese in occasione dei 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. La mia ultima missione appunto in Birmania è una missione che racconta quello che accade nelle baraccopoli del Myanmar, dove i bambini vivono in condizioni disumane, in condizioni igienico-sanitarie assurde, dove per approvvigionarsi purtroppo si devono recare nelle discariche. Le baraccopoli sono costruite intorno alle discariche, quindi di conseguenza è veramente assurdo che loro debbano andare lì a trovare il cibo. Poi vengono sfruttati, il lavoro minorile è incredibile e ci sono poi gli abusi sui bambini, quindi noi con Terre des Hommes cerchiamo di riportarli a scuola e di dargli un futuro per quello che si può fare e far vivere ai bambini la vita proprio di un bambino. Modello, attore, presentatore, ricercatissimo da cinema, TV e teatro, Beppe Convertini ha scelto di usare la fama conquistata in anni di brillante carriera per portare alla ribalta la tragedia vissuta da intere popolazioni ignorate dalla storia contemporanea. La situazione politica è particolare perché appunto c'è la questione Rohingya, una questione scottante. Aung San Suu Kyi, che ha vinto il premio Nobel tanti anni fa e che è stata 20 anni agli arresti domiciliari e non solo, non ha speso una parola a favore dei Rohingya. Quindi la situazione è davvero drammatica ed è molto grave che lei non abbia speso una parola per aiutare questa etnia che viene assolutamente discriminata, cacciata, trucidata e riparano in Bangladesh. Una sensibilità nei confronti dei meno fortunati nata da un dramma privato ancor prima di diventare personaggio pubblico. Beppe ha perso il papà a soli 17 anni, stroncato da un cancro ai polmoni. Una vicenda dolorosa che gli ha lasciato nel cuore il ricordo indelebile della forza e del coraggio dei medici volontari che ogni sera si prendevano cura di lui. Un esempio che Beppe non ha mai dimenticato, che lo ha portato a spendersi in prima persona in diverse missioni dall'alto valore sociale, durante le quali ha messo a rischio più volte la sua stessa vita. I bambini di nessuno è un monito a quanti sono abituati a voltare lo sguardo dall'altra parte, fingendo che vada sempre tutto bene. Impossibile non provare un tuffo al cuore di fronte alle foto di questi esserini coraggiosi che cercano di sopravvivere in mondi inimmaginabili, alla guerra e alla povertà assoluta, con un diario di bordo che descrive perfettamente la loro infanzia violata, senza diritti.
L'unica colpa di questi bambini di nessuno è quella di essere nati dalla parte sbagliata del mondo, ma una società che non si prende cura dei più piccoli è già condannata a vivere in un limbo senza futuro.